Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo primo video di Portal 2. Portal 2, non ho mai giocato a nessun Portal, soltanto che un mio amico poi me l'ha consigliato e quindi ho deciso, ma sì dai, proviamo e per la curiosità l'ho immediatamente scaricato. Quindi, tuffiamoci in questa piccola avventura. Prima di fare ciò, spengo il cellulare, che così almeno capita che vengo disturbato. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Allora, prima di tutto vediamo se ci sono i sottotitoli. Lingua audio italiano. Perfetto. Facciamo sottotitoli completi. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. Okay. You dai, will fino hear qua, a buzzer. Dai. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. Passiamo un po' la sensibilità di... There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Ah beh, molto, molto brevemente, now, diciamo. Please return to your bed. Proviamo. Allora, io prometto che di questo gioco non so assolutamente niente. You have been in suspension for 9999999. Hello? Anyone in there? Hello? Any test subject are you going to open the door at any time? To have exercised his or her right. Hello? To remain in extended relaxation for the are you going to open this door? Because it's fairly... God. You look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right? Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Ovvero? Oh, cazzo. You all right down there? Can you hear me? Hello? Ciao. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? although, if you do feel alarm, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped, but never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor questo core meltdown. Dormire, praticamente. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How are you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? I've got enough space. Just gotta get through here. I just gotta concentrate. Okay. And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Ah, right, see, now I hear that one.
Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, Steam, if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive, alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready! Oh, che cazzo! Ah, ok, good quindi news, tipo... That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm gonna attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Okay. Almost there! Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Okay. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet, but at least you're a good jumper. So you got that jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Ok, allora. Alright, off you go. Allora. Go on, just march on through that hole. That's ho capito, ho capito, vai tranquillo. Good luck. Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Ok, quella sono io. Aha, capisco. Quindi, in poche parole, il gioco si basa sull'usare questi portali per risolvere tipo dei puzzle, degli enigmi, una cosa così, da quello che ho capito, perché vabbè, diciamo che non avevo mai giocato a Portal e non so esattamente cosa sia, però comunque il genere mi è piuttosto conosciuto, cioè sono familiare con l'essenza principale di Portal, ok. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry, the odds of this happening twice are very slim. Okay, grazie. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Beh, ottimo. Allora, un attimo di un attimo per la riflessione, diciamo. Cioè, il robot è epico. È un grande. Non ho ancora capito esattamente cosa è successo, però a quanto pare siamo in uno scenario tipo post-apocalittico nel quale è successo qualcosa e... Bah, sono curioso di vedere come si sviluppa. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Adoro come sono impostati a parlare questi robot che dovrebbero tipo darti sostegno, però alla fine dei conti non fanno altro che rovinare ancora di più il nostro morale. Ok, quindi io qua ora ho aperto un portale. Guardate che figo lì. Allora, dicevo, io qua ora ho aperto un portale che mi porta lì dentro. E io lì dentro ci posso
entrare soltanto usando il portale. Ok, ottimo, va bene. Fino a qua è roba abbastanza basilare. Quindi ora... No. Non è che... No. Ah, sì, posso. Ok, ottimo. Quindi ora, ecco, ora si è attivato questo portale, quindi se io passo da qua, sono qui dentro, esatto. Il vetro rotto l'hanno fatto soltanto praticamente per farci accorgere che non siamo nella stessa identica stanza di prima. Per fortuna, altrimenti... allora, bisogna abituarsi sicuramente a questo gioco, perché... Altrimenti qua, cazzarola. No, questo è quello sbagliato. È questo quello giusto, vero? Esatto, quindi se io arrivo lì. Ottimo, dai. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. No, ok, va bene, mi piace. Più che altro sono belli questi personaggi. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. No, non dubito che ci siano animali o forme di vita non intelligenti. Però sono curioso di sapere cosa è successo a questo punto. Allora, andiamo avanti, dai. Hey, you made it. There should be a portal device on that podium over there. I can't see it though. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? Sticca. Acqua. Hello. Can you see the portal gun? Come diamine ho fatto a non rompermi nemmeno le gambe? That's important. Should have asked that first. Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive. And I'm just going to wait for you up ahead. I'll wait 1 hour, then I'll come back. And assuming I can locate your dead body, I'll bury you. Oh, ma grazie. Go team. See you in an hour, hopefully. If you're not dead. Ok, ottimo. Allora, ora posso sparare portali, insomma, in poche parole. Ok, io quindi posso andare dove ci sono quelli arancioni sparando quelli blu. È una cosa piuttosto figa, eh. Cioè, io da qui posso tornare qui giù e da qui posso tornare qui su. È ottimo, dai. È importante all'inizio capire come diamine funzionano le meccaniche di un gioco, altrimenti qua... dannazione. Comunque, mi sa che sto mouse qua piano piano sta... Non lo so, boh. Ogni tanto mi dà dei problemi. Che roba figa, ok. Però ora, mica che poi mi perdo, eh. Motoro. Okay. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Ok. Allora, questo portale qui mi porta dall'altra parte di questo coso. Cosa c'è qui sotto? Allora, qua posso tornare su senza problemi. Qua è da dove... Sì, qua è da dove sono venuto. Andiamo alla scorciata. Ah, ok, qua devo andare, ok. Posto. No, così torno indietro. Aspetta, proviamo. Se io faccio così. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as dictated in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Qui non posso? No. Ok, ottimo.
Andiamo avanti, dai. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. No. Ok. Ok, allora. Allora, io devo arrivare lì giù. E lo posso fare senza problemi perché posso fare così. Oh, vai, vai. Perché posso riuscire usando un accidente di portale. Ok, ottimo, ottimo. Questo era easy, dai. Con lei posso fare sballare la macarena. Ok. Ora. Ok, allora vado qua e sono sopra. Vado là e sono di fianco. Raccolgo questo e lo butto giù. Qui su non ho più niente da fare. L'altro è lì, ok. Ok, anche questo qui era, dai, questo qui era facile. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Ma dove devo andare? Ah, ok, ok, ottimo. Wow, oh, aspettate un attimo. Oddio, questo... Vi prego, quanto è figo sto gioco! Quanto è bello! No, ragazzi, cioè... È geniale, eh? È geniale! Devo ringraziare Sebastian, il mio caro amico che me l'ha... Che me l'ha mostrato, perché è bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Sarà un qualche significato a questa stanza o no? No, assolutamente zero. Ok, va bene. Quindi... Andiamo avanti di qua, direi, no? Buono. Ok, ok, ok. Tempo per un cioccolatino. Allora. If the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Ok. Grazie dell'avvertimento, devo dire che potrebbe essere che mi salvi la vita, ma dubito che ci sarà uno scenario con meteoriti così. Sembra più che io sia stato abbandonato o cose simili. E qui come passo? Non ci sono portali. Oh, sono io che non li vedo. Ah, ci si può abbassare. Io sono venuto da qua. E guarda dove cavolo vado. Ok, portale che si apre, ma... Ah, ok, quindi io la pistola a portare la posso usare soltanto su superfici bianche, altrimenti non lo posso usare.
Capisco. Ogni tanto mi devo abituare perché succedono affari strani, cose strane, boh. Allora, ok, B. Ok, assolutamente non entrare in acqua. L'acqua è mia nemica. Capisco. Insomma, non so nuotare. Ok. Ok, allora mi serve il primo a fare. Il primo a fare dov'è? Proviamo ad andare di qua. Così, ecco qua, perché ci cade attraverso, esatto. L'ho messo molto bene. E chi se ne frega, dai, ok. Il secondo è qua. Ah, posso attivare. Perfetto, ho già capito com'è. Ok. Raccogliamo. Ok, devo dire che ci sta questo elemento del chissà come si fa ad andare avanti. The enrichment center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low power environments of as few as 1.1 volts. Ah, perfetto. Devo dire che sono rassicuranti sti tizi quando ti danno delle informazioni, sono rassicuranti in una maniera incredibile. Delle grandissime persone. Ok, andiamo avanti, dai. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Ah, ottimo. Devo usare la fisica, insomma. Prima fammi vedere. Allora, sono sul piano più basso, quindi qua ci posso tornare in ogni caso. Dai, andiamo. Su questi non posso assolutamente usare. Ok. Devo riuscire a sparare a quello, insomma. Questa sì che è una bella storia qua, mamma mia. Ok, soltanto che lì ci devo lanciare. Così, giusto? Ah no, giusto, perché devo lanciare lui separato da me? Facciamo così. Oplay. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future. And the future starts with you. Ottimo. Grazie per la rassicurante notizia. Ok, non ci sono portali, quindi. Mi vuoi dire?
Sono... c'è lì un portale. Ah sì, quindi c'è un portale. Allora, quindi proviamo così. Ce l'ho fatta. Ok, ho capito come funziona questo. Questo invece dove lo mettiamo? Questo qui lo mettiamo lì. Scherzavo. Riproviamo. Ok, allora qui sopra sicuramente non ci devo tornare. Devo andare dove? Devo andare lì? Devo attivare quello. Scusa. Proviamo così. Proviamo a vedere se lanciandomi giù riesco ad arrivarci, no? Ci sono arrivato, ragazzi. Ok. Buona, quindi questo si attiva. Quello si apre. Posso rifare esattamente lo stesso salto e stavolta dovrei restare anche su. Perfetto. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. È sempre molto simpatico. La simpatia, ragazzi, la simpatia. Però è un grande robot, dai. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Ok. Ok, ok, ok. Dai, andiamo avanti. Comunque penso che ogni volta che mi metterò a giocare... Ah? Uh-huh. Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, uh-huh, you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes, aren't they, at the end of the day? Brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Just pop a portal right behind me there, and come on through to the other side. Sì, ho capito, ma voglio prima guardarmi in giro. Non so, è come se... Ho sempre questa impressione che... Pop a portal, just there. All right, behind me, and come on through. Okay, listen, let me lay something on you. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. Okay. On three. Ready? One. Two, three. That's high. It's too high, isn't it? Really. All right. Going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay. Ready? One. Catch me, catch now. I am not dead. I'm not dead. I can't move. Then that's the problem. Now, are you still there? Could you pick me up? Do you think? Oh, brilliant. Thank you. Great. Plug me into that stick on the wall over there. Yeah, and I'll show you something. You'll be impressed by this. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Can you just turn around for a second? No, non mi giro. All right, you can turn around now. Bam! Secret panel. Got open while your back was turned. Pick me up and off we go. Okay. Ora, stavo dicendo prima, penso che questo video lo caricherò ogni volta che mi metto a giocare, no, tutto il segmento che gioco lo carico. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on there, where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Ok. Quindi non so esattamente quanto saranno lunghi i video, però se avete voglia di passare un pochettino di tempo in compagnia mia che... Oh, vi racconto no. Qualcosina. Yes, hello, no, we're not stopping. Potete guardarli, insomma. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving, keep moving.
Ok, non so ancora chi sono i nemici veri e propri. Ok, bene. Comunque, come vi ho detto, lo caricherò in un segmento unico, quindi sarà bello lungo. Senza troppo editing, soltanto per mostrarvi tanta roba. Anche perché momentaneamente siamo a quanto? Non ne ho idea. 34 minuti. Lei ci ucciderà? Chi lei? Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't wanna do it. I don't wanna go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. Lei? There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not gonna believe this. A human. I know. I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now, so that's pretty much the whole story, you're up to speed. Don't touch it. Okay, down these stairs. Ciao, occhio. Okay. Jump! Actually, look at it, that's quite a distance, isn't it? Okay, you know what? Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Although no braces on your arms, though, so you're gonna have to rely on the old human strength to keep a grip on the device. Still held! Still being held! That's a great thing. You've applied the grip, we're all fine. That's tremendous. Ottimo. Beh, per ora è soltanto un camminare. Probabilmente ora ci sarà una spezzone di storia. Sorry, I just looked down. I do not recommend it. I've just done it again. Ok, andiamo avanti, dai. This is the main breaker. Look for a switch that says escape pod. Alright, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look at something else, look at the next thing, all right? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't... You understand. Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Let there be light. That's, God. He's quoting God. Oh, look at that! Turning. Ominous. Uh-huh. But probably fine, as long as it doesn't start, you know, moving up. Now. Escape pod. It's moving up. Okay, no, don't worry. I've got it. This should slow it down. Okay. Makes it go faster. Uh-oh. Power up initiated. Okay, don't panic! Alright, stop panicking. I can still stop this. There's a password. Okay, it's fine, I'll just hack it. Not a problem. Power up complete. Okay, listen. All right, new plan. Act natural. Done. Nothing. Hello. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy. You know, after you murdered me. You did what? No! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Okay. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Oddio. Sono un mostro. Mi ha pure sbloccato l'obiettivo su Steam. Incredibile. Sono un mostro. Che io sto cadendo. Dannazione, però è piuttosto rischiosa come cosa. Ok. Here we are, the incinerator room.
Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw quando them le hai down gettate qui dentro. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old time. Ok, qui c'è una specie di robot mezzo pazzo. Ok, quindi quel robot enorme pazzo lì vuole fare dei test con me. Bello, vuole giocare con me. Mi sento un pochettino alla Jigsaw, tipo, so. Un momento, motori rotomi robotici. Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Ok, quindi clic destro uno, clic sinistro l'altro. È una roba piuttosto figa. Per ora non posso. Ok. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Non so se voglio parlare con te però, stronza, che non sei altro. Ok. Quindi here, posso superare. Let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. Ok, allora, zitta che sto cercando di capire cosa ti... Ah, minea. Ok. Da lì ci sono venuto, per caso. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. But the important thing is you're back. With me. Con te. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, nice. Who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Ah, nice. Ok, bene. Quindi, allora, ricapitolando, sono intrappolato da un robot enorme perché il mio piccolo robot è stato praticamente stupido e ha riattivato il grande robot che ce l'ha con me, che io ho distrutto e... Ok... Ok, insomma, avvio a freddo, capitolo 2.